Allora ragazzi, giocheremo Power Rangers contro Napoli. Scherzo, Rangers contro Napoli. Io sinceramente fino ad oggi conoscevo solo i Power Rangers che erano tutti colorati e mi piacevano tantissimo, li guardavo veramente con tanta passione. Power, a parte gli scherzi, non li conosco, io faccio mia colpa, ma i Rangers come squadra di calcio inglese non li conosco, quindi non so valutare per dire che squadra è media, forte, non forte, quindi non l'ho mai visto giocare, quindi quando vedrò la partita saprò dire, non conosco nemmeno il nome dei suoi giocatori, quindi faccio mia colpa. Detto questo, comunque, indipendentemente se la squadra è forte o no, questa squadra qui ha perso con l'Ajax la prima partita del girone nostro di Champions. Ha preso 4 gol dall'Ajax, quindi si presume che non sarà uno squadrone questo Rangers. Anche se anche il Liverpool ha preso 4 gol, ancora ricordo, e godo 4 baba per Klopp. Quindi anche Klopp ha preso 4 gol, eppure è il Liverpool, quindi non posso giudicare comunque su questo, anche se ha preso 4 gol dall'Ajax. Comunque l'Ajax è una squadra forte e giovane. L'Ajax mi fa paura, in verità, come faceva paura il Liverpool. Il Rangers dovrebbe essere la squadra un po' minore, dovrebbe essere la squadra un po' più facile, i Rangers rispetto all'Ajax, rispetto al Liverpool, ecco. Però l'avevamo detto anche del Liverpool che era uno squadrone, quindi non vorrei che il Liverpool, che l'abbiamo sopravvalutato, abbiamo vinto, i Rangers che li sottovalutiamo, i Rangers vincono, quindi non vorrei quello. Quindi una partita ostica, non sottovalutare uno stadio comunque. Ma i settori ospiti del Napoli non ci saranno i tifosi del Napoli per una questione per i funerali della regina Elisabetta, quindi per alcune questioni di ordine pubblico non ci saranno i tifosi del Napoli, un peccato perché i tifosi del Napoli si fanno sentire tutto il mondo fuori casa, un po' la voce, mi brucia un po' la gola tra caldo, freddo eccetera, un po' di mal di gola e quindi mancheranno tanto i supporter del Napoli, però noi da casa sosterremo. E al ritorno, giustamente, a Napoli Rangers non ci saranno i tifosi dei Rangers. Ripeto, partita ostica, comunque è uno stadio difficile dove loro hanno i tifosi, quindi comunque sono stati partite ostiche, squadre difficili, quindi non sarà facile. Un pareggio, non ci sputerei sopra, comunque ha fatto 3 punti d'oro contro il Liverpool. Il Napoli per me, se vuole passare il girone, deve vincere tutte le 3 partite in casa. Una la metà gioco il Liverpool. Deve vincere con Rangers e con l'Ajax in casa nostra. E fuori casa può fare dei pareggi. Può fare 2 pareggi ma sconfitta. L'importante è che in casa nostra non facciamo nessun pareggio e nessuna sconfitta. Poi fuori casa ti puoi permettere 2 pareggi su 3. Però anche fuori casa non dovresti perdere, perché è un punto, è d'oro fuori casa, quindi se vogliamo passare il girone, perché sennò come ogni anno usciamo alla fase girone, alla fase a gironi, come ogni anno che Napoli parte bene e perdiamo punti in casa, quindi in casa nostra con i Rangers e con l'Ajax non si può sbagliare, né a pareggiare, ovviamente né a perdere. E è un girone alla portata semplicemente perché i Rangers e l'Ajax sono forti, soprattutto l'Ajax, però ragazzi, in Napoli se vuole fare bella figura devi passare, come vedendo. Perché poi sarebbe l'ennesimo anno, solo con Ancelotti passiamo il girone, ma si parla di 3-4 anni fa, quindi bisogna avere Spalletti, forza. E ci manca Osimhen, e purtroppo Osimhen, da quello che ho capito, un altro paio di settimane, si è fatto un mese, manca perché comunque Osimhen, più che segnare lui, che non segna tanto Osimhen, ma fa segnare. Abbiamo Raspadore e Simone, speriamo bene, Kvaratskhelia, il nostro georgiano, che ci sta facendo godere, il numero 77. Avrà bisogno di tante tante, c'è Lozano che è l'influenza, ma Lozano ultimamente sta facendo male, si mangia tanti gol sotto porta, è lento, ma quest'anno lo vedo male, l'anno scorso partì benissimo, speriamo che quest'anno parte male e finisce bene, perché è un po' rotto il coglione che sotto porta si sta divorando tanti gol, quindi ci vuole Politano, ci vuole una grande centrocampo, Anguissa, Loboto, ci vuole la miglior squadra. Ripeto, non per vincere, ma almeno per vincere sarebbe proprio il top, ragazzi, che sono 6 punti in ottica passaggio Champions, però anche un pareggio non ci sputerei sopra, quindi forza Spalletti, forza Napoli, forza ragazzi, e comunque vada, perdere sarebbe un po' una mazzata semplicemente perché non ti farei manco un punto, e poi anche per il morale, oltre ovviamente, però soprattutto anche per il girone.
Quindi speriamo, però ragazzi, anche se dovessimo perdere, non ci dobbiamo demoralizzare perché ci sono altre partite, quindi anche se è un po' così. Poi c'è il Milan-Napoli domenica, tostissima, lì c'era un'impresa proprio assoluta, anche solo per pareggiare, perché il Milan è molto forte in attacco e in difesa, li ha porta Magnano, quindi hanno vinto lo scudetto, sono gasati, campioni in carica. Milan-Napoli ragazzi, la vedo male, non c'era manco Osimhen, comunque la spadura è piccolino, non ha 90 minuti nelle gambe. Simeone, diciamo che Simeone sì è forte, però Osimhen è un po' più preparato a livello davanti, quindi speriamo bene ragazzi, forse Napoli sempre, forse Spalletti che Dio c'è una mano di buona.